Avete mai assistito un'alba sulle montagne? Prima che il sole esca dall'orizzonte, c'è un fremito. Non è l'aria che si è mossa, è un qualche cosa che fa fremere l'erba, che fa fremere le fronde se ci sono alberi intorno, l'aria stessa, ed è un brivido che percorre anche la tua pelle. E per conto mio è proprio il brivido della creazione che il sole ci porta ogni mattina. Sono passati più di 100 anni da quando è nato Gino Soldà, eppure ancora attuale. Sono arrivato fino alla piramide nera, poco sotto la spalla, a 7100 metri. Lui è uno straordinario creatore di mondi e Asiago è un mondo per lui perfetto. Romé e Dolomieri nacque il 23 giugno del 1750 nel castello del borgo di Dolomieri, perché era il mio castello. La passione per la montagna era più grande di lui già da piccolo. Ha preso la corda del bucato della mamma, aveva 17 anni, ha scalato il Bafala. Il momento culminante della mia vita non è quando ho vinto premi letterari e ho scritto libri, ma quando la notte del 15 al 16 gennaio sono partito da qui sul Don con 70 alpini e ho camminato verso occidente per arrivare a casa e sono riuscito a sganciarmi dal mio caposaldo senza perdere un uomo. Quello è stato il capolavoro della mia vita. Per capire un alpinista bisogna conoscere le sue emozioni, le sue paure, i suoi valori, la sua vita.